Ciao ragazzi, eccomi di nuovo atterrato nel mondo della musica. Oggi andiamo alla scoperta della musica rock e lo facciamo con una guida molto speciale, Omar Pedrini. Ciao Omar! Ciao Fede, ciao a tutti! Omar, tu sei la guida perfetta perché oltre ad essere un cantante sei anche un chitarrista e la chitarra è uno dei simboli della musica rock, in particolare la chitarra elettrica. Come funziona? Allora, una chitarra normale, acustica o classica, emette il suono facendo vibrare le corde. Quella elettrica invece ha un piccolo marchingegno che si chiama pick-up che cattura la vibrazione della corda, la trasforma in un segnale elettrico e la fa arrivare all'amplificatore che diventa una cassa con un suono veramente importante. Omar, ma secondo te chi è stato il chitarrista più grande di tutti i tempi? Beh, secondo me è senza dubbio Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, chitarrista afroamericano, ma che trovò il successo in Inghilterra, cominciò ad usare la chitarra in una maniera completamente diversa dagli altri. Purtroppo morì giovanissimo, a 27 anni, ma ci ha lasciato dei dischi favolosi. Mi piacerebbe farvi ascoltare un suo solo. E a proposito di famosi assoli di Jimi Hendrix, ce n'è uno rimasto mitico, era il 1967, il festival era quello di Monterey e al termine di un assolo Jimi Hendrix diede fuoco alla sua chitarra davanti al pubblico allibito. E come mai? Si era rotta? Aveva suonato male? No, in realtà nasce come una sfida. Devi sapere che a Monterey avrebbero dovuto suonare anche gli Who, un'altra grandissima band del rock, che alla fine delle loro performance sfasciavano gli strumenti sul palco. Hendrix disse: io farò una cosa che non dimenticherete mai, e diede fuoco alla sua chitarra. E anche per queste provocazioni, per molti anni, i rockettari si sono fatti la fama dei cattivi ragazzi. Alcuni erano considerati anche dei mezzi stregoni. Alice Cooper, per esempio, una volta ha portato sul palco perfino dei serpenti. Sì, ma lui stesso ammetteva di aver recitato la parte del cattivo per vendere tanti dischi. Quindi anche Alice Cooper, più che un demonio, è stato un buon venditore. Beh, a dire il vero non mi hai proprio convinto. Vi ho visto tante volte voi rocker salutarvi facendo le corna del diavolo. No, in realtà questo non sono le corna del diavolo, ma è un modo per esprimere amore, inventato dagli hippie negli anni 60. Vuoi dirmi quindi che le canzoni rock non sono tutte cattive e arrabbiate, possono anche parlare di amore? Ma certo, anzi, la ballata, la canzone lenta, è la consacrazione di ogni grande gruppo rock, anche i più arrabbiati. Magari nel testo si parla d'amore, di solitudine, di gelosia, insomma di sentimenti. Ci sono delle ballate rock straordinarie ed eterne. La migliore, secondo me, è dei Led Zeppelin e parla di una scala per il paradiso. Stairway to Heaven. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. Davvero bellissima questa canzone dei Led Zeppelin. E a proposito di gruppi musicali, Omar, spesso nella musica rock le band diventano più famose dei singoli artisti. Ma com'è composto un gruppo rock? Beh, la formazione più semplice per una band è il power trio, quindi chitarra, basso e batteria, dove uno tra chitarrista e bassista andrà anche alla voce. Poi non esiste una regola fissa, possiamo aggiungere un altro chitarrista, la tastiera, gli strumenti che vogliamo a volontà per la nostra band. Ma questo significa che aumenta il numero di chitarre, bassi e tastiere o entrano anche altri strumenti? Entrambe le cose. Nel rock puoi mettere qualsiasi strumento, anche il sax, anche una tromba, anche i violini, perché si presta come musica ad accogliere un po' tutti gli strumenti che l'uomo ha inventato.
Omar, ma se uno volesse davvero avvicinarsi al rock, da dove dovrebbe partire? Senza dubbio il primo passo è andare a un concerto o ad un festival rock. Lì troveresti un'energia che non esiste in nessun altro posto al mondo. Insomma, una vera festa della musica, ma non solo, perché molti di questi concerti rock sono diventati dei veri eventi storici. E lo sono stati davvero. Pensa che nel 1990 il signor Roger Waters, leader dei Pink Floyd, tenne un concerto a Berlino, proprio poco dopo l'abbattimento del muro, e ne costruì uno immenso di polistirolo che venne abbattuto alla fine del concerto per ricordare che il rock abbatte le barriere, abbatte i muri. E la canzone simbolo di quel concerto visto da 300 milioni di spettatori in tutto il mondo era proprio la canzone The Wall, il muro. Allora Fede, che ne pensi? Un pezzo straordinario, l'ideale per salutarti e ringraziarti per averci fatto scoprire il mondo del rock. Grazie a te, ciao a tutti. Big Bang, il viaggio nella musica, continua.